Cugiono, Villannoni, siamo alla vigilia dell'inizio di una manifestazione artistica intitolata Arte Tempo Cugiono, organizzata dal gruppo artistico Occhio, gruppo artistico di pittura e fotografia, il cui presidente Piero Poretti è qui con noi oggi per spiegarci di cosa si tratta, praticamente i temi della manifestazione. Buongiorno Piero. Buongiorno, semplicemente noi ogni anno iniziamo l'anno sociale con la collettiva del gruppo, dove vengono esposti foto e quadri. Fortunatamente il comune ci dà la possibilità di esporre nella splendida cornice di Villa Annoni. È l'inizio, diciamo, dell'anno sociale. Quest'anno abbiamo voluto raggruppare, oltre alla collettiva nostra dove ci sono tutti i nostri soci che espongono, anche l'arte sacra. L'arte sacra è una rassegna biennale. L'anno scorso abbiamo fatto l'arte nei cortili, quest'anno è dedicata all'arte sacra. Oltre ai nostri soci ci saranno una trentina di ulteriori pittori della zona che porteranno le loro opere sempre sul tema dell'arte sacra. Unicamente a questo abbiamo anche pensato di coinvolgere i negozi di Cugiono, offrendo loro la possibilità di esporre dei quadri o delle fotografie in vetrina, in modo da interessare, catturare, dare un centro di attenzione. Quadri che sono dei vostri, del nostro gruppo. In quanti siete? Siamo una cinquantina di soci circa. Da quanto tempo esiste il gruppo Occhio? Sono 27 anni, non sono pochi. Infatti due anni fa avete fatto il quarto di secolo, se non sbaglio, esatto, avete organizzato perfettamente, eventi. Ti ricordi perfettamente. È stata anche quella una bella manifestazione e quest'anno, ripeto, oltre a questo abbiamo voluto impreziosirlo, diciamo così, facendo due serate con Donatella Tronelli, che sul territorio è sicuramente conosciuta come una valida ed esperta di arte, e quindi queste due serate avranno come tema quello che si vede anche dal manifesto: fotografia e pittura, un rapporto infinito. Ecco, diciamo che la manifestazione Arte Tempo Cugiono, che in questa forma è alla sua prima edizione, certo, quindi riunisce due diversi filoni che il gruppo Occhio ha sempre portato avanti, e quest'anno appunto si intesse, oltre che con l'esposizione dei quadri dei vostri aderenti, dei vostri soci, anche di serate di approfondimento a tema che vanno a scandagliare un attimo il rapporto proprio tra la pittura, la fotografia e l'arte sacra, in pratica dividendosi, esatto, in due tronconi. Esatto. Benissimo. In modo particolare quello della fotografia e pittura, un rapporto infinito, che sarà giovedì 12 aprile alle ore 21 presso il centro Radice Leari di via San Rocco 48. Perfetto, che tratterà insomma di come è cambiato il modo di dipingere con l'avvento della fotografia. Quindi le due arti, chiamiamolo, quella della pittura e quella della fotografia, come si sono intersecate, come hanno cambiato il modo dei vari artisti nel riprendere sia le figure, sia i paesaggi, sia quant'altro. La seconda serata, che sarà invece venerdì 20 aprile, e sarà Arte Sacra nei Tempi. Anche qui sarà un incontro dibattito dove nel primo caso ci sarà Donatella Tronelli e un nostro socio, Mario Bollati, che è un po' il team leader per quanto riguarda il discorso fotografia, mentre il secondo, Arte Sacra nei Tempi, la stiamo un attimo organizzando. Perché comunque la manifestazione, diciamo che nella sua interezza, copre un periodo di tempo che sono un paio di settimane. Settimane, perché praticamente parte da adesso e si completa il giorno domenica 29 aprile, quindi è un periodo... Domenica 29 aprile, allora scandiamo bene gli appuntamenti così chi ci ascolta, perfetto, sa come
organizzarsi per venire. Allora, apertura giovedì 12 aprile, fotografia e pittura. Poi sabato 14, quindi questo weekend si prosegue con la collettiva, l'inaugurazione della collettiva che avverrà alle ore 17 nelle sale centrali di Villa Annoni. Perfetto, e durerà tutto il weekend, ed comunque durerà visitabile. Tutto il weekend, okay. Visitabile. Quindi da sabato 14 a domenica 15. Dopodiché si passa la settimana successiva con il venerdì 20, con il dibattito sempre presso le Radici Leali in via San Rocco 48 alle ore 21, mentre il sabato inaugureremo la mostra biennale di arte sacra in chiesa San Rocco. E questa rimarrà aperta per tutta la settimana fino alla domenica 29, quando si chiuderà il ciclo. Ok, e durante questo periodo i negozi di Cugiano, i negoziati di Cugiano che avete coinvolto. Esporranno appunto dei quadri dei vostri soci, dei vostri aderenti. Esatto. Quindi diventa una manifestazione che coinvolge decisamente tutta la cittadina in un mese come quello di aprile, in cui le persone cominciano a muoversi e c'è anche tanto turismo, diciamo, fuori porta da Milano, per cui sicuramente una bella occasione anche per chi viene da fuori. Oltre e per conoscere anche Cugiano, che non perché sono cugionese, ma ritengo possa o abbia delle peculiarità un po' sue, dal parco, dalla Villa Annoni, al paese stesso e anche comunque alle località di Castelletto, che sono molto carine. E che peraltro vengono sempre di più apprezzate dai visitatori, diciamo, quelli che si dicono i visitatori della domenica, che però stanno diventando una parte importante del circuito, diciamo, di valorizzazione del paesaggio e dell'architettura di questo bellissimo nostro territorio. Certo. Allora, grazie Piero Poretti, vogliamo solo aggiungere che naturalmente la manifestazione gode del patrocinio del comune di Cugiano, ma anche, cosa molto importante, è stata inserita all'interno delle manifestazioni previste dalla Regione Lombardia come anno della cultura in Lombardia 2017-2018, quindi sicuramente una risonanza anche regionale. Esatto. Grazie Piero Poretti, tanti auguri, ci vediamo in una di queste occasioni. Grazie mille. Grazie.